dengue sono 115 casi, di cui uno accertato a Pesaro. Scatta la disinfestazione in Viale Napoli e nelle vie limitrofe. Scendono due i ricoveri negli ospedali del territorio. Pensieri contrastanti sulla gestione della dengue a Fano. Per il consigliere Mascarin serve la disinfestazione ad urticida e non kit alla citronella. Per l'associazione Libertà Marche i politici stanno aumentando la confusione e invitano i fanesi a non farsi imprigionare dalle paure. All'ospedale di Pesaro ha asportato un sarcoma di 24 cm dal torace di un 81enne, un intervento unico nel suo genere reso possibile da un'equipe specializzata. A Pesaro il convegno nazionale dei commercialisti, l'evento si terrà all'auditorium Scavolini e ospiterà oltre 1500 professionisti del settore. Interessante scoperta nel canale Albania a Fano, il biologo Christian Gori ha trovato una rara testuggine in via d'estinzione. A Fano i più grandi DJ al mondo, il sindaco Ser Filippi annuncia il 13 e 14 giugno l'aeroporto diventerà il cuore pulsante della musica elettronica, attesi fino a 40.000 visitatori, l'investimento di circa 6 milioni di euro è dell'americano Robert Lewis. Trattamenti ayurvedici, alimentazione, sport, convegni sulla maternità e laboratori per bambini, sabato e domenica torna Urbino Biosalus, il festival nazionale del biologico e del benessere olistico. Quattro i premi consegnati in occasione della 14ª edizione di Cartoonsea, il premio nazionale dedicato alla satira e all'umorismo ideato dal fanese Oscardo Severi. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Continua il monitoraggio del focolaio di dengue a Fano, dove si registrano 115 casi confermati e 21 probabili. Oggi è stato segnalato un caso confermato a Pesaro, ricoverato in medicina dal 28 settembre. Al momento, ha dichiarato Augusto Liverani, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asta di Pesaro Urbino, i ricoveri negli ospedali del territorio sono scesi a 4, due accertati e due in attesa di conferma. Gli ultimi accertamenti eseguiti sulle zanzare catturate dalle trappole non hanno evidenziato la presenza del virus. Inoltre la curva di incidenza continua ad avere stabilmente un andamento discendente. Come ha ricordato l'infettivologo Marcello Tavio, la dengue è una malattia di origine virale ed è trasmessa dalle punture di zanzare che hanno a loro volta appunto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni. In questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri. Normalmente la malattia dà luogo a febbre nell'arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara con temperature anche elevate. La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari alle articolazioni, nausea e vomito, irritazione della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall'insorgenza della febbre. E come detto poc'anzi è stato confermato un caso di dengue a Pesaro. A questo proposito questa notte Aspes effettuerà interventi di disinfestazione. Sentiamo di più nella prossima intervista al sindaco di Pesaro, Andrea Biancali. Proprio oggi ci è stato comunicato dall'AST che c'è un caso di dengue anche nella città di Pesaro e abbiamo condiviso con loro una serie di interventi. L'intervento lo faremo già da questa notte, quindi dalla notte tra il venerdì e sabato, dove faremo una disinfestazione per un raggio di circa 300 metri rispetto al punto dove abita la persona che appunto è stata colpita. Una cosa positiva, comunque la persona al momento sta bene. E voglio anche ricordare ai cittadini che dalla prossima settimana la zona che è stata prevista per la pulizia delle caditoie sarà proprio la zona di Viale Napoli, di Via Cesare Battisti, cioè della zona del mare, in maniera tale da poter, come dire, riuscire a garantire anche una maggiore sicurezza, maggior pulizia anche per quanto riguarda il tema delle zanzare. E vi ricordo che durante il trattamento è importante rimanere dentro casa con porte e finestre chiuse, sospendere l'uso di impianti di ricambio d'aria, proteggere gli animali domestici e non sostare o transitare nelle aree trattate. È necessario raccogliere frutta e verdura, proteggere le piante con reti di plastica e ricoverare all'interno delle abitazioni oggetti come giochi per bambini, ciotole e abbeveratoi.
Sulla Dengue a Fano oggi è intervenuto nuovamente il consigliere comunale di Incomune Samuele Mascarin, che ha definito sconclusionata, prima ancora che inadeguata, l'operazione messa in campo con il kit antidengue in vendita nelle farmacie comunali. Strappa un sorriso, ha spiegato Mascarin, che Fano, diventata ormai focolaio nazionale, risponda a questa emergenza con 800 kit di citronella per 60.000 persone alla cifra di 15 euro. A proposito, chiede il consigliere, si tratta del prezzo di costo o c'è un margine di guadagno per asset? Forse, ha aggiunto, sarebbe meglio proseguire con interventi di disinfestazione adulticida, in particolare nelle aree più a rischio come il Canale Albani, dove in caso di secca, quando ero assessore all'ambiente, iniziamo a fare gli interventi abbattenti a luglio e non ad ottobre. Dall'altra parte invece c'è chi, come la neonata associazione politico-culturale Libertà Marche, sostiene che i politici alimentano la confusione e la preoccupazione tra i cittadini. A Fano sembra di essere tornati indietro ai tempi della pandemia. Inizia con questa frase il primo comunicato stampa di Libertà Marche, che critica l'atteggiamento di alcuni politici sul virus Dengue. Qual è lo scopo dell'associazione e qual è il vostro pensiero sulla situazione che si sta fronteggiando nel nostro territorio? Lo scopo: siamo nati perché siamo stanchi di vedere una politica che non fa altro che alimentare le paure dei cittadini. Questo alimentare le paure serve a far chiedere agli stessi cittadini sempre più regole, sempre più controlli, sempre più sanzioni. C'è un modo per perdere la libertà. Noi ci chiamiamo Libertà Marche perché invece riteniamo che sia fondamentale recuperare questa libertà individuale che il potere pubblico erode giorno dopo giorno. La vicenda della Dengue è emblematica di quello di cui sto parlando, ossia una politica che invece che tranquillizzare a fronte di un fenomeno del tutto irrilevante, si parla di appena 115 casi su una popolazione di 60.000 abitanti, tra l'altro con sintomi influenzali forse un po' più severi in alcuni casi rispetto a una normale influenza, eppure questo è stato sufficiente per far emergere interrogazioni allarmistiche, far intervenire i soliti virologi a dire che la situazione è fuori controllo, a fare un quadro da psicosi che noi rifiutiamo. Non ci stiamo più a delegare le nostre libertà a questa politica, vorremmo riprenderci in mano noi il nostro destino. Chi fa parte dell'associazione? Un gruppo di cittadini, la maggior parte dei quali non ha mai fatto politica, che appunto crede che sia il momento di ritirare questa delega alla politica e giocarcela noi in prima persona. Qual è l'appello che lanciate al sindaco e ai cittadini? L'appello al sindaco è di farsi sentire, di difendere l'immagine di questa città che è danneggiata anche nei giornali nazionali, nelle reti nazionali, dall'idea che ci sia un focolaio di un'epidemia gravissima fuori controllo. Lui deve ribadire, per difendere gli operatori economici che stanno già avendo dei danni, che qui non c'è nessuna situazione fuori controllo, rispondere per le rime a quei virologi che secondo me parlano del tutto a sproposito e anche rendere conto di cosa è stato spruzzato. Queste disinfestazioni che hanno ucciso pare ben poche zanzare, qual è la scheda prodotto? Perché non vorremmo che, sicuramente sono cose innocue, ma non vorremmo che fosse più il male che ha fatto che il bene. Ai cittadini diciamo: smettete di avere paura, usate il vostro buonsenso, vedete che la realtà non è così preoccupante come viene dipinta e appunto con noi, se vi va, venite a conoscerci e iniziamo un percorso del fare politica diverso da quello che vediamo in questo periodo. Cambiamo argomento. Asportata, una massa tumorale di 24 centimetri presente nel torace di una donna di 81 anni. L'intervento eseguito all'ospedale San Salvatore ha visto l'asportazione di una voluminosa massa che occupava gran parte del cavo toracico destro, con compressione importante del polmone omolaterale. Un intervento unico nel suo genere, ha spiegato il direttore del Dipartimento di Chirurgia Alberto Patriti. La paziente si era recata il giorno prima al pronto soccorso per difficoltà respiratoria e palpitazioni. I sanitari l'hanno prontamente sottoposta a TAC. Il quadro radiologico è da subito sembrato compatibile con un tumore raro che appartiene alla famiglia dei sarcomi. La chirurgia dei sarcomi è una chirurgia molto specialistica e non viene affrontata in tutti gli ospedali. Un ringraziamento va a tutta la mia equipe che con professionalità e dedizione eleva la qualità delle cure, dando sicurezza ai percorsi di cura anche per pazienti così complessi. La paziente è stata dimessa dopo un ricovero di 10 giorni.
Fano si prepara ad accogliere un evento senza precedenti, la prima edizione dell'Adriatic Sound Festival che si terrà il 13 e 14 giugno 2025. Sarà un evento di musica house e techno a cui parteciperanno alcuni dei più grandi artisti della scena mondiale. Ce ne parla Massimo Foghetti. Limitato nelle sue prospettive di sviluppo dalla precedente giunta, a causa della contrarietà degli ambientalisti, l'aeroporto di Fano torna ad avere notevoli opportunità dall'attuale. Non solo il sindaco Luca Serfilippi sta lavorando per realizzare la pista in cemento, che potrà attribuire più sicurezza a piloti, ma anche aumentare il traffico aereo privato al servizio dell'economia provinciale, ma ha deciso di utilizzare il grande spazio verde a sud della città per organizzare grandi eventi. L'occasione gliela sta fornendo Robert Lewis, un imprenditore di origine americana che ha proposto la realizzazione dell'Adriatic Sound Festival, un grande raduno al quale si ipotizza possano partecipare dalle 20.000 alle 40.000 persone, in programma per il prossimo anno. L'investimento è particolarmente ingente, si parla di 5-6 milioni di euro. L'iniziativa è stata presentata dal sindaco Luca Serfilippi, dall'assessore ai grandi eventi Alberto Santorelli e dallo stesso Lewis. Oggi abbiamo gettato le basi per un evento mondiale, direi, perché Adriatic Sound Festival è il grande evento che partirà da giugno del prossimo anno all'aeroporto di Fano. Abbiamo una grandissima struttura da valorizzare e io ci tengo a ringraziare Robert Lewis, l'assessore Santorelli e il vice sindaco Manocchi per quello che hanno messo in piedi e che stiamo mettendo in piedi insieme a Robert Lewis, che ci tengo a ringraziare in particolar modo perché questo potrà essere un grandissimo evento di promozione e anche di accoglienza della nostra città e della nostra regione Marche. E come l'avete collocato e quale sarà il grande impegno logistico? Sì, ci sarà un grande impegno, ma è questo che abbiamo detto nei mesi scorsi anche durante la nostra campagna elettorale, che avevamo fatto un cambio di passo significativo sui grandi eventi, quindi non solo sugli eventi che siamo abituati a conoscere, ma anche apportando delle novità all'interno delle stagioni e del calendario, soprattutto tutto estivo. Abbiamo collocato questo evento all'inizio della stagione perché è sicuramente un banco di prova per la stagione stessa, ma anche un motivo di promozione per tutta l'estate. Crediamo che la data indicata sia opportuna, che è la fine delle scuole, è la data che apre la stagione estiva e che ci dà la possibilità di accogliere ancora tantissime persone che magari, perché le strutture magari non sono piene. Il tema delle strutture lo guarderemo poi successivamente, anche con le categorie, quindi economiche, quindi con gli albergatori, e cercheremo di dare mostra di quanto meglio possiamo fare per accogliere un investimento come quello importante di Robert, che veramente ha deciso di investire nella nostra città e di crearne anche una prospettiva per il futuro. L'obiettivo però è di non concentrarsi solo in quelle due date, perché è intenzione proprio anche insieme a Robert di creare dei pacchetti turistici di modo che riusciamo a far stare nella nostra città per più giorni gli ospiti e gli avventori di questo evento e presentare quella che non è solo la nostra città ma anche il nostro territorio. Quindi l'idea è di costruire intorno a questo evento una settimana di accoglienza. Come l'avete concepito e come l'avete organizzato? Io ho conosciuto questo mondo diversi anni fa in Svizzera a Polaris Festival e mi sono innamorato di quella musica. Mio figlio, che è veramente il motore di questa opportunità e che ha 23 anni segue questi festival in tutto il mondo, è cresciuto qui a Pesaro e insieme per anni abbiamo pensato di lanciare un festival simile, e girando in Ibiza, in America, Sud America, Svizzera, Europa, abbiamo pensato di fare anche uno in Italia. Conoscendo il mondo in Romagna, ci siamo chiesti perché no anche nelle Marche. Allora abbiamo pensato di portare l'opportunità anche qui. Ma nelle Marche, ma a Fano, proprio perché a Fano? Perché Fano piace, è bella, molte attrattive? Come ho detto prima, non è solo il posto che conta, ma anche la gente con cui bisogna collaborare. E per altri motivi ho avuto l'occasione di conoscere il sindaco, l'assessore, il vice sindaco, ci siamo trovati benissimo insieme, ripeto per un'altra occasione, e abbiamo parlato di questa possibilità.
loro hanno raccolto subito la possibilità di fare qua. Le strutture, le competenze e la collaborazione sono quelle che contano. Il Comitato Ciclovia del Metaurgo oggi è tornato a parlare della pulizia dell'ex ferrovia Fano-Urbino. Ogni tanto si legge nella nota per dare un contentino a chi protesta: RFI pulisce qualche tratto, cosa che invece dovrebbe fare regolarmente e dappertutto. Poi tutto tace, contando sulla rassegnazione di chi da decenni subisce danni e disagi. Ormai è chiara, ha aggiunto il Comitato, la strategia di chi governa a Fano, ad Ancona e a Roma: far finta di niente e lasciar passare il tempo senza rispondere in particolare ad una domanda. Quando verrà pubblicato il famoso studio di fattibilità tecnica ed economica per sapere se è possibile il ripristino dell'ex ferrovia? Lo studio è stato completato da almeno 2 anni ed è costato ben 2.350.000 euro di soldi pubblici. La realtà è che dopo 37 anni siamo ancora fermi al punto di partenza e non si parla della sostanza del problema, cioè che il ripristino della linea non è possibile, anche perché, come dice la legge sulle ferrovie turistiche, il suo eventuale funzionamento deve essere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In pratica ci devono pensare i privati. Intanto, ha concluso il Comitato, si perde l'occasione per creare tanti nuovi posti di lavoro legati in particolare al turismo. Si svolgerà il 15 e il 16 ottobre all'Auditorium Scavolini di Pesaro il convegno nazionale Commercialisti Next. L'evento ospiterà oltre 1.500 professionisti provenienti da tutta Italia. Sentiamo. La prima volta che viene svolto a Pesaro, quest'anno poi l'abbiamo voluto fortemente in concomitanza del fatto che Pesaro è capitale italiana della cultura, quindi un convegno economico a respiro nazionale è sicuramente una cosa molto bella sia per Pesaro ma anche per i commercialisti che verranno all'evento. Se guarda al futuro, ci sarà un focus dedicato proprio ai giovani, dove dialogheremo con loro, vorremmo sapere le loro idee, idee sul futuro sia della professione che dell'economia, assieme a loro delineare il futuro della professione, perché sono loro quelli che poi dovranno applicare le linee guida che verranno fuori anche da questo convegno. Abbiamo voluto, dare ampio respiro a tutte le sfaccettature dell'economia, quindi coloro che si sono reinventati in alcune professioni, come alcuni giocatori che adesso fanno i commentatori televisivi, e avremo alla cena di gala ospite albanese che sicuramente darà degli spunti molto interessanti e ci farà riflettere sul futuro dell'economia e anche del ruolo del commercialista nel nostro paese. E ora passiamo all'intervista realizzata al biologo Christian Gori, che ci ha raccontato del suo ultimo ritrovamento, una testuggine in via d'estinzione. L'esperto ricorda che questi esemplari sono protetti e in caso di ritrovamento vanno segnalati. Vediamo come nel servizio di Stefania Schiaroli. Christian Gori, biologo e naturalista, ci ha sorpresi nuovamente con il ritrovamento di una rarissima testuggine che pochi giorni fa ha avvistato nel canale Albani, esattamente sotto il ponte di Via Roma. Un rettile in via d'estinzione, eppure non è l'unico a Fano. Christian ci racconta la particolarità del fatto che siano arrivati animali così rari in un posto così frequentato. Dopo aver trovato la particolare tartaruga, il giovane l'ha recuperata, messa al sicuro in un luogo protetto insieme alle altre, e ci ha raccontato un progetto che riguarda proprio questi esemplari. Ha trovato una testuggine rarissima nel canale Albani. Qual è il punto preciso dove l'ha trovata? Sì, era sotto il ponte di Via Roma del canale Albani, e appunto è una testuggine che sta sparendo in Italia e anche in Europa. Si chiama Emis orbicularis, nome scientifico, o testuggine palustre europea, e in tutta Italia sta diminuendo. Quindi il fatto di trovare questa testuggine in un posto così antropizzato, così centrale per Fano, è un fatto incredibile, interessante. E lei l'ha trovata in quel punto, ricordiamo, perché stava lavorando, ecco perché era lì. Come ha fatto a prenderla? Allora, stava in questa pozza stagnante sotto il ponte, era giorno, era circa mezzogiorno, è stato abbastanza facile prenderla, stava lì praticamente nella sponda della pozza, e una volta presa l'ho proprio riconosciuta. Siamo abituati a vedere le testuggini americane, oppure quelle cinesi, quelle con le guance rosse e guance gialle, invece questa qua è proprio quella nostrana, che è strana perché
raramente si viene vista questo animale, è verde nel capo, nelle zampe, con dei puntini gialli e quindi si riconosce molto facilmente rispetto alle altre che sono esotiche. Dove l'ha portata? Siccome il canale Albani non è un posto ideale per questo animale, l'ho spostata in un'altra zona in cui ci sono già, perché in tutte le Marche è un animale abbastanza raro, ma per fortuna c'è anche a Fano, quindi l'ho portata con altre testuggini che stanno anche a Fano. E sono protette? Sono molto protette, esatto. Infatti l'Italia e la Slovenia hanno aderito a un progetto che si chiama Life Urca Proemis, proprio lo scopo di migliorare la qualità della vita di questo animale, aumentare gli habitat, aumentare le condizioni in cui può postare e ridurre appunto i fattori di rischio che per questo animale, che sono per esempio la presenza della testuggine palustre americana, il fatto di avere sempre meno abitat a disposizione, le malattie che si possono trasmettere. Quindi diminuire questi fattori, aumentare invece quelli favorevoli, aiuta questo animale a essere più presente. E visto che avete trovato questa appunto testuggine a Fano, queste testuggini a Fano sono presenti, avete aderito a questo progetto? Sì, assolutamente, appena ce l'hanno chiesto abbiamo aderito e quindi abbiamo anche a Fano lo scopo, l'obiettivo di migliorare la qualità di questo animale. Quindi spieghiamo bene ai telespettatori come funziona questo progetto e qual è il vostro ruolo avendo appunto aderito. Allora, a Fano ci sono due zone, due siti in cui ci sono presenti e sono Lago Vicini e Stagni Urbani. In questi siti noi abbiamo lo scopo di prendere i riproduttori, isolarli e cercare di farli accoppiare, incubare le uova, e i piccoli nati rimangono in allevamento per qualche anno al fine di poterli immettere in natura quando sono un pochino più grandi, perché da piccoli sono una facile preda di chiunque praticamente, ma tenuti in cattività per qualche anno hanno un modo di crescere, di aumentare dimensioni e quindi poi di essere più resistenti alle predazioni. Se vi capita di trovare una testuggine a Fano in zona e non sapete come fare, contattateci, vi diremo poi in base al tipo di specie cosa fare. Si può inviare al 328-616-3202, anche con un WhatsApp, un'immagine in cui ce la mandate e vi diciamo che animale è e quindi come comportarvi di conseguenza. Anche perché è importante dire che non è che se uno trova una tartaruga se la può portare a casa. Esatto, è illegale. Va assolutamente segnalata. A Urbino è tutto pronto per BioSalus, che torna domani e domenica con un programma ricco di eventi. Ce ne parla Simona Zonghetti. Nella città ducale ottobre è ormai diventato il mese di BioSalus, il Festival Nazionale del Biologico e del Benessere Olistico di Urbino, organizzato dall'Istituto di Medicina Naturale, è arrivato alla 15ª edizione. Il suo successo è ormai consolidato. Nel 2023 ha registrato circa 20.000 visitatori, ma ogni anno il programma si arricchisce di novità, pur mantenendo saldo il cuore pulsante dell'iniziativa, che si fonda su come raggiungere il nostro benessere in modo integrato, a partire dai trattamenti naturopatici fino all'alimentazione biologica, all'attività sportiva e alle medicine complementari come quella tradizionale cinese e ayurvedica. L'evento si svolgerà sabato 5 e domenica 6 ottobre. Parole chiave sono sicuramente tante conferenze. Possiamo dire che nel Collegio Raffaello, che è il cuore pulsante della manifestazione, si terranno 35 incontri tra conferenze e convegni nelle due giornate, ma abbiamo anche la possibilità di come novità di poter degustare vini biologici che vengono da tutta Italia con delle masterclass gratuite a cura appunto del distretto Bioterre Marchigiane e della rete nazionale dei distretti biologici. E questo evento si chiama Bio in Tour ed è una delle 10 tappe che si sono succedute, diciamo, in quest'anno in 10 regioni d'Italia. Ma abbiamo anche la Piazza delle Erbe con l'enogastronomia del territorio e a chilometro zero, a cura sempre del distretto Bioterre Marchigiane, e novità assoluta della 15ª edizione è l'area BioSalus Kids. Piazza San Filippo e il Collegio Internazionale saranno infatti dedicati alle famiglie, che potranno scoprire tanti brand del settore e soprattutto prendere consapevolezza delle alternative green per la cura dei loro figli. Verranno organizzate conferenze sulla maternità e giochi e laboratori per i più piccoli. Corso Garibaldi sarà allietato e colorato dal mercatino dell'artigianato artistico. La rampa Francesco di Giorgio Martini accoglierà la ROI, la rete olistica italiana, con dimostrazioni e trattamenti delle arti del benessere. E la sala del Maniscalco accoglierà il sabato il Festival delle Erbe e la domenica un interessantissimo convegno su Santa Ildegarda. E poi
per non dimenticare il Teatro Sanzio, che quest'anno il palco accoglierà lezioni aperte di yoga, aperte a tutti, ovviamente su prenotazione. No, non vogliamo andare in Piazza Mercatale, 3500 metri quadri dedicati allo sport, grazie alla collaborazione con l'assessorato allo sport del Comune di Urbino. Direttore, ma queste iniziative saranno di ingresso gratuito? Il BioSalus è totalmente a ingresso gratuito, è aperto a tutti, ovviamente le sale conferenze hanno una certa capienza perché sono in un palazzo storico. Vorrei ricordare una interessante conferenza che si terrà il sabato pomeriggio, sempre al Collegio Raffaello, con Richard Romagnoli. È stato diversi anni in India e porterà il suo metodo, la epigenetica. Vorrei ricordare anche che l'India è la cultura ospite di quest'anno, di questa edizione, quindi anche danze indiane e intrattenimenti dedicati proprio alla cultura indiana e bella. Sabato scorso a Palazzo Bracci sono stati consegnati i premi della 14ª edizione del concorso organizzato da Cartoon Sea dal titolo Voi umani emancipati o bullizzati dalle macchine. I lavori esposti sono visitabili fino al 12 ottobre. C'era per noi Cristiana Guerra. 226 opere giunte da ben 120 artisti italiani, 25 dei quali hanno partecipato per la prima volta, e ben 4 vincitori. Si tratta di Cartoon Sea, il premio nazionale di umorismo e satira giunto alla 14ª edizione, promosso dall'azienda fanese Sea Gruppo, che si occupa di attività di formazione e progettazione nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nonostante il vuoto e l'assenza lasciata dalla scomparsa del suo ideatore, padrone di casa, Oscardo Severi, sabato 28 settembre a Palazzo Bracci Pagani si è svolta, dopo una lunga riflessione, la nuova edizione del concorso dal titolo Voi umani emancipati o bullizzati dalle macchine. Un appuntamento che ha assunto nel tempo una rilevanza nazionale nel panorama satirico ed artistico, rivolto a tutti gli artisti italiani, che permette di riflettere su temi attuali ed importanti. Direttore, un'edizione particolare in quanto dedicata al fondatore scomparso Oscardo Severi. Questa edizione è tristemente particolare perché in corso d'opera è venuto a mancare il suo ideatore, quindi la scelta di portarla a termine è stata difficile, ma abbiamo pensato che comunque questo potesse essere uno dei migliori modi per ricordarlo. La comunità di Cartoon Sea, tutti gli amici, gli autori che negli anni hanno avuto modo di conoscerci, conoscere Oscardo e di partecipare, hanno del tutto spontaneamente iniziato ad inviarci delle vignette, dei lavori dedicati, tant'è che abbiamo deciso di fare una sezione speciale dedicata a queste, di cui ne abbiamo appunto fatto una porzione della mostra e una sezione del catalogo. Lei è colei che insieme ad Oscardo Severi ha organizzato da sempre questa edizione di Cartoon Sea. Ovviamente l'idea è stata di Oscardo Severi, che nel 2009, in occasione del ventennale dell'azienda, voleva così lasciare un segno particolare per questa manifestazione, per questo momento, e allora si inventò questo concorso. Poi l'iniziativa piacque molto a tutti, ai dipendenti, agli artisti, ai clienti che ricevettero il primo catalogo, e allora da lì si è deciso poi di replicarla tutti gli anni. Ormai questa è la 14ª edizione, quindi è 15 anni che la organizziamo. 4 i premi consegnati dopo l'attenta valutazione della giuria, composta dai vincitori della passata edizione. Grand Prix, assegnato ad Andrea Pecchia con l'opera Voi umani, ex equo per Margherita Allegri e Chevoland per il premio Prix Cartoon Sea, mentre il giovanissimo Marco Caverni si è giudicato il premio Rigone. Andrea Pecchia, lei è il vincitore della 14ª edizione di Cartoon Sea. Che cosa ha rappresentato? Il mio disegno va un po' a ragionare per assurdo, cerca di immaginare l'intelligenza artificiale da qui a, insomma, a un po' di anni. E per assurdo parla, nel senso che l'intelligenza artificiale si potrà addirittura riprodurre, arrivare a dei livelli molto, insomma, che neanche noi ci immaginiamo adesso. I miei disegni cercano di spiegare la realtà o quello, il messaggio, attraverso, insomma, solo l'immagine, magari attraverso quello che può essere la vignetta vera e propria con il testo, eccetera. Davide, lei è il presidente di giuria di questa edizione di Cartoon Sea e a lei è riservata una sezione di quest'area. Come appunto vincitore della scorsa edizione sono stato anche il presidente di giuria di questa. Come ogni anno, al vincitore dell'edizione passata è dedicata una monografica, una raccolta di vignette un po' più simboleggianti il proprio lavoro, insomma.
I preziosi lavori, esposti a Palazzo Bracci, saranno visitabili fino al 12 di ottobre in orario serale, dalle 21 alle 23. Il quartiere Poderino a Fano si appresta a vivere un pomeriggio di meraviglia e allegria tra giocolieri, acrobati, clown, musicisti e trampolieri grazie all'evento Pode Circus in programma per sabato 5 ottobre. Sentiamo. Si tratta del Pode Circus, grande meraviglia, è un po' il continuo di quello che abbiamo già fatto a giugno con il Pode Live, riprende un po' lo stesso discorso del progetto della comunità educante, in quanto si svolgerà proprio nello stesso parco, denominato appunto Parco Buio per tutta la questione dei ragazzi che lo hanno riguardato poi negli anni passati. È un continuo, dicevo, di questo progetto e grande meraviglia, lo vorrei sottolineare questo concetto perché rappresenta proprio il senso che gli vogliamo dare, quello di aprire un po' il cuore a questo sentimento. Volevamo un pochettino dedicare una giornata sia ai bambini ma anche alle loro famiglie. Si svolgerà sabato 5 ottobre, e inizierà alle 16 più o meno e poi si protrarrà con degli appuntamenti fissi di spettacoli di artisti di strada fino poi che insomma ci sarà gente in giro, insomma ci sarà da mangiare, la birra di Oltremondo e quindi è una piacevole giornata e pre-serata insomma piacevole da condividere insieme. I bambini saranno coinvolti anche prima della manifestazione, in che modo? Si è pensato di coinvolgerli con il disegno, disegniamo il circo, si chiama. I bambini sono invitati a disegnare secondo il loro punto di vista il circo, consegnarci il foglio il giorno della manifestazione, verranno poi esposti per farli ammirare a tutti e sarà consegnato a loro un omaggio da parte nostra, insomma, un modo per coinvolgerli prima della manifestazione e coinvolgerli ancora più durante la giornata stessa. Sono molto contenta di invitarvi a questo evento. Questo è un evento importantissimo che si collega proprio a tutto il lavoro che l'associazione da sempre fa, favorisce la relazione, quindi le relazioni tra generazioni. Quindi questo è molto importante, creare una comunità che sia vicino alle giovani generazioni. L'abbiamo fatto col Pode Live, continuiamo con i bambini, un'associazione, un quartiere che sia proprio abbia cura di queste nuove piccole generazioni. I bambini hanno bisogno di cura, di custodia e quindi li invitiamo ovviamente a venire qua al parco del Pode Circus per poter passare insieme alle loro famiglie dei momenti di spensieratezza e soprattutto di relazione. Dopo 5 anni di fermo, a Cucurano di Fano torna la Cucuran, la corsa non competitiva che quest'anno sarà riservata ai più piccoli. L'evento, inizialmente previsto per sabato, è stato rinviato a domenica 6 ottobre. Il Circolo Acli di Cucuran organizza la gara podistica della solidarietà, meglio conosciuta come Cucuran. Un ritorno dopo ben 5 anni, che cosa vi ha spinto a riprendere questa iniziativa? Siamo riusciti a organizzare questa Cucuran alla sua 15ª edizione e alle ore 15 presso la sede della Circolo Acli Burrai di Cucurano. Quest'anno abbiamo cominciato in maniera diciamo soft, organizzando solamente la gara dei bambini delle scuole elementari e abbiamo lasciato da parte la gara degli adulti. Il prossimo anno speriamo di tornare più carichi e di organizzarla ancora meglio. Questo momento in cui noi cercheremo di far aggregare adulti e bambini insieme allo sport e alle iniziative sociali. Come verrà strutturata l'iniziativa? Ci sarà alle ore 15 la gara dei bambini delle elementari, bambini e bambine che correranno in varie distanze dalla prima alla quinta elementare, una classe alla volta naturalmente e anche forse divisi tra maschi e femmine se i numeri saranno importanti. Poi successivamente ci sarà una camminata per gli adulti di 4,5 km circa, finale ci sarà una merenda e uno spuntino per tutti. Chi
collabora alla manifestazione? Alla manifestazione, oltre al Circolo Burrai, collabora l'Oratorio La Stazione, l'Istituto Comprensivo di Sant'Orso, la Cooperativa Sociale L'Utopia e la Sezione Avis del Comune di Fano, naturalmente anche la Caritas Parrocchiale e il tutto con il patrocinio del Comune di Fano. Inoltre ci saranno diversi sponsor che ci aiuteranno in questo, a sostenere le spese. Carla, quali sono dunque gli obiettivi della Cucuran? L'Oratorio La Stazione e il Circolo Burrai sono due realtà affiliate delle ACLI. Lo scopo di questa iniziativa, che ci piace, è dedicato allo stare insieme, all'aggregazione, alla voglia di giocare e di essere allegri. Quest'anno avremo un ospite d'eccezione, verrà con noi, da noi Angelo, il ragazzo che sognava la bicicletta, e poiché come associazione abbiamo collaborato a realizzare questo sogno per Angelo, assieme ai suoi genitori verrà con noi e di questo ne siamo ovviamente molto contenti. Speriamo nel bel tempo. Lo scopo di questa gara e ovviamente di questo evento è quindi sociale, ma anche di solidarietà, in quanto il ricavato verrà devoluto in beneficenza al Circolo Didattico di Sant'Orso. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato alle celebrazioni per i 60 anni della Virtus e alla presentazione della squadra griffata Smart System Essence Hotel alla vigilia del via al campionato di A2 di pallavolo. Termina qui il telegiornale, grazie per averci seguito e buona serata.